Cosa pensa della volontà di Fabio di non voler confrontarsi con lei in campagna elettorale? Perché secondo me è stato studiato un modello che è il modello social e il confronto altera i termini, i contorni di quel modello e vi si discosta, anche perché poi oggettivamente io ho posto una serie di quesiti e di domande ad Alan Fabbri, che se ne dica. Che io avrei fatto una campagna troppo elevata e poco concreta, ma chiedergli lumi sul futuro del polo chimico in maniera concreta, su fatti specifici, chiedergli lumi sul, diciamo, le bollette, sulle tariffe ERA, credo che sia un tema particolarmente concreto. Insomma, non sto qui a ripetere tutti i vari temi che ho trattato, quindi credo che questa sia stucchevole, una polemica stucchevole che appartiene a un modus operandi e a un modo di vedere le cose che è stato, diciamo, il principale patrimonio che la destra ha utilizzato per andare al governo dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. E Ma adesso? ecco, adesso, visto che sono stato onorato della chiamata dei Golinelli con Alan Fabbri, diciamo, che ha manifestato, diciamo, il suo vero modo di essere, che non è quello costruito dai social e che ha trovato largo consenso proprio per questo. Io credo che coerenza vuole che io vada in consiglio comunale. Quindi farà Coerenza vuole, opposizione. farò opposizione perché io credo che di avere diritto come consigliere comunale adesso, di poter far vedere e raccontare ai ferraresi e ottenere le risposte per comunque quei ferraresi che sono tanti che mi hanno votato, che non ho avuto durante la campagna elettorale e che sono risposte estremamente delicate. Quindi ci aspettiamo una legislatura che veda davvero, come dire, un dibattito all'interno del Consiglio Comunale, all'interno della città, un dibattito politico, culturale, un dibattito sui destini della città. Certo, ci aspettiamo una legislatura dove si discute di questo, dove si discute di trasparenza. Io mi opporrò fermamente al divieto da parte dell'amministrazione, della giunta di governo, di poter interloquire con i dirigenti del comune e vigilerò sulle condizioni di lavoro dei dipendenti del comune, che so essere state riconosciute da degli studi dei sindacati come inaccettabili. Cioè, è finita l'era in cui si china la testa. Questa è un'era dove, a suon di provvedimenti anche giudiziari, si invoca la trasparenza. Quindi non esisterà più che i dirigenti non possono parlare con i consiglieri comunali, perché i consiglieri comunali, anche dell'opposizione, hanno diritto di interloquire con i dirigenti e con tutti, e hanno diritto di avere tutti gli atti cui hanno interesse ad avere e conoscere. Questo è un dato importante perché questo deve cambiare. Non parliamo di sportelli bancari, non parliamo di sportelli postali, non parliamo di negozi, non parliamo di niente, cioè case abbandonate.